L'inflazione incide anche sulla colletta alimentare. Se ne sono accorti i volontari della Fondazione Banco Alimentare che questo sabato sono tornati nei supermercati di tutta la Toscana per raccogliere le donazioni di beni non deperibili da destinare alle famiglie in difficoltà. E le donazioni ci sono state anche quest'anno, ma inevitabilmente in misura minore rispetto al passato, proprio a causa dell'aumento generalizzato dei prezzi. Come sta andando la raccolta? Per ora lentamente, ma sinceramente di solito è il pomeriggio che arriva più gente. Poi purtroppo anche quest'anno comunque c'è un calo dovuto al problema che ogni famiglia ha meno soldi da spendere e quindi purtroppo dà meno. Però non ci lamentiamo, via, qualcosa arriva. Ma quali sono i prodotti che vengono maggiormente donati nel corso della colletta? Più che altro viene lasciato la pasta, il pomodoro, legumi, questi sono quelli che vengono più dati, probabilmente perché il costo è minore. Però vedo che stamani è arrivato anche abbastanza olio, che l'anno scorso invece ne venne molto, molto meno. Gli alimenti donati saranno distribuiti nelle 537 strutture che in Toscana sono convenzionate con il banco e che attualmente danno un aiuto a quasi 110.000 persone. Dal 16 al 30 novembre sarà inoltre possibile donare la spesa anche online su alcune piattaforme dedicate. Per informazioni consultare il sito del Banco Alimentare.